Ciao a tutti, buongiorno e bentornati in questo nuovo vlog. Dunque, oggi è martedì 2 marzo e io sono a casa dal lavoro, come sapete. Io lavoro il lunedì e il venerdì e qualche settimana anche il mercoledì, dipende dalle settimane. E allora, sto andando a fare un po' di spesa, tanto per cambiare, direte voi. Ma in effetti è un pochettino che non faccio la spesa, ormai è una settimana. E devo andare anche d'acqua e sapone perché devo comprare della robina. Mi manca qualcosa per la casa e anche per i capelli. In particolare un olietto devo prendere. E quindi devo andare da queste due parti. Volevo fare un salto anche da Lidl per vedere se ci avevano ancora. Ieri c'era la roba degli stampini, della roba da cucina. E volevo fare un salto anche da Lidl per vedere questa roba qua. Scusate se ogni tanto vedete il sole che arriva e non si vede più niente, ma anche oggi, meno male che è una bellissima giornata, ma fa super freddo, super super freddo, veramente freddo. E però si scalda nel pomeriggio, quindi oggi pomeriggio poi volevo invitare qualche amichetto di Alessandra, qualche amichetta di Alessandra, e perché in effetti abbiamo invitato gli amichetti di Francesco, l'amichetta di Francesco fino adesso, e non abbiamo invitato l'amichetta di Alessandra, anche perché la prossima settimana, da venerdì, ridanno che viene un po' di freddo e brutto tempo. E quindi niente, volevo sfruttare questa settimana sperando che viene più caldo, anche se poi anche ieri era freddo di mattina, ma nel pomeriggio poi si è scaldato parecchio. Infatti ho fatto gli esercizi in giardino, mamma mia, non si vede niente con questo. Ho fatto gli esercizi in giardino, si stava benissimo. Niente ragazzi, allora vi saluto adesso, non sto a chiacchierare perché tanto si vede male con questo sole, e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere le cosine che ho comprato. Quando, oh, che mal di collo ragazzi, voi non avete idea, stanotte non ho dormito niente, né io né mio marito, perché è mancato un suo collega, giovane peraltro, e quindi niente, è stata una notte un po' movimentata, diciamo. Ma vabbè, abbiamo discorso perché non voglio portare tristezza sul canale. E vi stavo dicendo, vabbè, che ci vediamo dopo, così vi faccio vedere le cosine che ho comprato. Poi volevo farmi anche gli esercizi stamattina, così non devo farli nel pomeriggio, ci sono i bambini, altrimenti loro quei 45-42 minuti si annoiano. Scusate che è passata la mia amica in macchina, l'ho salutata. E niente, ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Dunque, sono le, oh madonna, non ci avevo fatto caso che era così tardi, sono le 11:20 e io ho finito di fare i giri. Alla fine mi sono dilungata come al solito perché ho fatto la spesa sia da Lidl che da Ecom, perché ho preso alcune cose dalla Ecom e alcune cose dalla Lidl. Poi sono andata da Acqua e Sapone, però siccome non ero proprio soddisfatta delle offerte che ho trovato, sono andata anche da Iper Soap. E dopodiché, siccome da Iper Soap, vicino a Iper Soap, hanno aperto un cinese, sono andata anche dai cinesi e sono stata molto contenta perché ho trovato un sacco di offertine belle. No, offertine, ho trovato delle cosine che mi servivano. Ora poi vi farò vedere. E quindi niente, abbiamo fatto le 11, quindi aspettiamo. Adesso sono ferma al semaforo e la gente mi sta guardando male perché parlo da sola. Va bene. Quindi vi stavo dicendo, adesso arrivo a casa e vi faccio vedere tutta la spesa. Poi vorrei riuscire a fare almeno 20 minuti di workout, perché in realtà sono 42, però quando non ce la faccio ne faccio 20, almeno 20 di walk at home. Perché come vi dicevo prima, non volevo ridurmi a farle oggi pomeriggio con i bambini che poi si rompono le scatole. Vediamo. Nulla. Ci vediamo fra poco a casa, vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato. Ragazzi, sono passata adesso davanti al termometro e al sole ci sono 21 gradi, ragazzi. Si sta benissimo.
Io spero che duri il più possibile questo tempo, anche se hanno già detto che poi da venerdì verrà bruttino, però spero che sia una perturbazione temporanea che duri un paio di giorni, dopodiché arrivi la primavera, che io adoro. Comunque veramente giornata stupenda, sono ormai sono 4-5 giorni che ci regala delle giornate meravigliose. 21 gradi, spettacolare! Eccomi a casa! Dunque, mi sbrigo perché ragazzi voglio riuscire a fare gli esercizi, sono le 11.10. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato da Ecom. Dunque, ho preso i taralli, che se notate è un po' che non sono nello svuota la spesa. I tarallini, questi qua che prendevo per i bambini, era veramente un po' che non li prendevo. Poi ho preso i crostini al prosciutto per Alessandra che li porta a scuola, dei cavolini di Bruxelles, in realtà erano due ma uno si è perso, anche questi sono due, e per adesso metto dentro questi e poi usciranno fuori gli altri. Poi ho preso due paste sfoglia che erano in offerta. Come sapete le paste sfoglia io le prendo se sono in offerta, me le butto in frigo e all'occorrenza le ho. No, il caffè non ho preso, sono troppo rimbambita. Sono troppo rimbambita, ragazzi. Troppo rimbambita. Cioè, sono uscita per comprare il caffè a mio marito e non le ho preso. Vabbè, comunque, ho preso delle trippe. Questa cosa si è congelata? Sì, perché ce l'aveva sopra i tavolini. Allora, ho preso delle trippe che farò stasera in umido, a mio marito piacciono tanto, e per cambiare un po'. Poi, dei fagioli corona che vanno all'interno delle trippe. In realtà ci andrebbero i fagioli di Spagna, quelli cotti, cioè ammollati e cotti, però sorvoliamo. Dello yogurt magro, ecco qua l'altro di tavolini di Bruxelles. Mettiamo questo qua già in frigo perché l'ho lasciato fuori e oggi cominciano a esserci 20 gradi. Poi ho preso delle fragole, le ho pagate un po' care perché le ho pagate 1,69 euro per queste qua sono mezzo chilo, 250 grammi, madonna, tantissimo. E poi le ho trovate a Lidl alla metà del prezzo. Vabbè, comunque ho preso mezzo chilo di fragole. Poi, ieri sera, un altro di fagioli corona, perché uno lo mangio per me. Ieri sera Alessandra guardava la pubblicità e mi diceva: mamma mia che buone le Kinder Delice, quant'è che non le compri? E io gli ho detto, in realtà è vero, non le compro, ma perché sono molto care, cioè a mio avviso sono molto care, comunque per essere 10 merendine, noi le troviamo sempre a 3,20€, 3,40€, e invece l'ho trovata a 2,50€ in offerta, proprio stamattina, caso vuole, gliel'ho prese, così è contenta. Poi ho preso delle zucchine trombetta che a me piacciono tantissimo da fare bollite con le patate e le cipolle. E ho preso lo sciroppo d'acero perché l'altra volta quando ho fatto i pancakes, che ne ho fatti tanti e poi li ho congelati, se vi ricordate, Alessandra avrebbe voluto assaggiarli con lo sciroppo d'acero, ma non ce l'avevamo. E l'ho preso da tenere in casa anche per dolcificare senza usare lo zucchero. L'ho preso, così lo teniamo lì. Poi, aspettate che intanto metto via, ragazzi, perché mi porto avanti così appena finisco mi fiondo a fare ginnastica. Poi. In realtà da Ecom forse non ho preso nient'altro. No, da Ecom non ho preso nient'altro, ho fatto una borsata di roba. Allora, invece da Lidl ho preso le clementine, le metto a posto dopo. Poi in offerta c'erano anche le mele Fuji che adoro, ne ho prese 6 o 7. Sempre in offerta a 99 centesimi c'erano i pomodori ciliegino, questi qua sono pacchino, sempre mi sbaglio, sempre pomodori di pacchino ciliegino, in realtà c'è scritto dietro. I miei soliti funghi trifolati che amo. E poi mettiamo via sempre questa. Ho ripreso il caffè decaffeinato e non ho preso quello di mio marito, perché mio marito non vuole quello in capsule, ma vuole quello... Ma perché mi sono dimenticata? Ma porca miseria, ma che testa che c'ho. Vabbè. Comunque,
Poi ho preso una bella zucchetta che era finita. Vedete che ora che sto facendo la dieta ne sto usando a go go. E poi ho trovato questi qua, mezzo chilo a 2,69 euro. Queste 250 a 1,69 euro. Vabbè, abbiamo un po' di fragoline da far fuori. Stasera gliele farò. Poi ho preso le mie nocciole tostate che sapete che adoro, perché le avevo finite. Ho preso le mele per mio marito e mia figlia che adorano queste qua, le Granny Smith, sapete queste qua, verdi. Ah, poi ho preso la panna spray per mia figlia, perché l'altra volta, poverina, gli ho preso le fragole, lei le adora con la panna spray, e gli ho fatto lo scherzo, gli ho detto guarda che c'è la panna, vai a cercarla in frigo, che cattiveria, poi non c'era. Ma che scherzi sono? Effettivamente non era un bello scherzo, però stavolta gli ho preso le fragoline, gliel'ho prese, così gli ho preso la panna, così è contenta stasera. Scusate, vi ho fatto ballare. Ho preso le pere abate, queste qua sono le abate. Di nuovo i cavolini di Bruxelles, anche crudi, perché mi piacciono di più crudi, solo che li tengo per comodità anche congelati. E un broccolo biologico che era in offerta a Lidl, con un capello attaccato, spero sia stato il mio. Poi, ah, che dolore ragazzi, che dolore. Ah, sapete quando avete in frigo i carciofi e vi pungono? Ecco. Terribili. No, questo qua non ci sta, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua. Olè. Dopodiché abbiamo fatto un altro yogurt magro, l'ho preso sia vaniglia che caffè, da mangiare la mattina, posso mangiarlo, quindi l'ho preso. E come ultimo, da Lidl ho preso delle banane per Francesco e Federico che le adorano, mentre io e Alessandra, io a me piacciono ma con la dieta ne mangio poche e Alessandra proprio le odia, vabbè, come mia mamma. Un cetriolo olandese e un altro di pacchino ciliegino, perché era in offerta a 99 centesimi come vi ho detto. Due di erbette, immancabili erbette, due. Aspettate che queste le metto subito dentro, perché se no sono già fuori da un po'. E come vi ho detto ci sono 21 gradi, quindi... Ah, poi da Lidl ho trovato questi che pensavo che non ci fossero, perché in realtà sono usciti ieri, ma li ho trovati anche oggi. Sono andati super, a Super Ruba, praticamente il Monsieur Cuisine e la friggitrice ad aria, quelle sono andate a Ruba proprio, non ce n'erano più, ma non le avrei prese, ma ero curiosa perché tutti dicevano che sono andate a Ruba. Però ho preso questo foglio di alluminio, pellicola protettiva da forno, in realtà è riutilizzabile, penso, è tagliabile, circa 300 per riutilizzabile, ah, si può riutilizzare fino a 300 volte. Vabbè, l'ho presa perché comunque un sacco di carta forno va sprecata qua. Anche quando faccio le pizze, sempre a tagliare carta forno. Rivestimento antiaderente di alta qualità. Dov'è l'italiano? Ah. Pregiato rivestimento antiaderente per evitare di pulire il fondo. Resiste a temperatura da meno 20 a fino a 260 gradi, riutilizzabile fino a 300 volte e facile da pulire, ritagliabile a piacere. 1,99 euro l'ho preso. Lo mettiamo qua al posto della carta forno, tanto ha lo stesso spazio di... occupa lo stesso spazio. E poi sono stata curiosissima di prendere questi qua, che non ho visto neanche quanti sono in realtà. Sono... due, perché li vedevo già da tanto in giro, però costavano tanto. Questi qua ora sono due, li ho pagati 1,99 euro. Per coprire, sapete le scodelle, le cose che mettete in frigo? Ecco, queste qua si dovrebbero adattare a più dimensioni. E quindi ora le metto a lavare, poi le proviamo. Vanno in lavastoviglie. Vanno in lavastoviglie, perfetto.
e quindi vi farò sapere come mi trovo con quelli lì. Basta, di spesa abbiamo finito, adesso ho la roba di questa, mettiamo qua, queste mettiamo qua da buttare nella differenziata, c'era qualcos'altro qua? No, vi faccio vedere la roba di Iper Soap e acqua e sapone. Allora, ho preso il Dixan da Iper Soap che era in offerta con la tesserina a 2,59 euro, che non è poco, però per essere un Dixan non è neanche tanto. Io adoro il Dixan, quando lo trovo in offerta lo prendo, perché è il più buono, ragazzi, non c'è niente da fare. Costa, ma è il più buono. Poi ho preso dei Tempo Light, perché li tengo sempre sul comodino, non si sa mai. La sera, soprattutto ora che ho avuto un po' di raffreddore. Poi ho preso del filo interdentale, questo qua della gamma è buonissimo, Expanding Floss. E poi ho preso il borotalco al muschio bianco, che ragazzi non so se voi lo conoscete, è qualcosa di fenomenale. Io già adoro il borotalco, questo qua con il muschio bianco è qualcosa di eccezionale. Poi sempre in offerta c'era Head & Shoulders, questo qua idratazione profonda con olio di cocco, che non è che mi faccia impazzire, però mi serviva. E ho trovato in super offerta la linea della Pantene, questa qua, e l'ho presa subito, Vita Glow, liscio effetto seta, capelli opachi e crespi, 0% olio minerale minerale e 0% coloranti, questo qua è il balsamo della Vita Glow, e l'ho pagato 2 euro invece che 3,19 euro mi pare, e sempre in offerta c'era anche questo qua a 3,99 euro invece che 5,90, liscio effetto seta, olio secco di argan, questo qua. E lo voglio provare, tanto mi devo fare lavare i capelli dopo aver fatto l'attività fisica. E poi, ragazze, mi sono fatta un regalino, perché era un po' che lo volevo in realtà. Questa mattina l'ho trovato in offerta, ma un'offerta blanda, perché costava, mi pare, 8,90, l'ho pagato 7,90 o 7,80, vabbè, era un po' che lo puntavo, eh. La sfera per l'asciugatrice della dottor Bachmann, deve essere uno spettacolo. Praticamente che cos'è? È una sfera di plastica dura, vedete qua ha queste cosine, e io penso, adesso non ho ancora letto, qui c'è una tipo una spugnetta dove va messo all'interno, vabbè, in questo caso ti danno il profumo a bucato, prova, adatto a tutti i tessuti. Questo è il profumo Spring a lunga durata. Buono, grazie, che buono. Adesso lo vado a provare subito, tanto ho un'asciugatrice da fare. Allora, istruzioni per l'uso. Passare la spugna retinata di colore verde verso il basso. Pressare, scusate, la spugna retinata di colore verde verso il basso prima di versare Dr. Bachmann profumatore biancheria. Aggiungere quindi metà del contenuto del flacone. Porca miseria. Del profumo a biancheria. 25 ml. Cavoli però, quanto ce ne va. Vabbè, direi che questo qua è piccolissimo, è proprio il campione prova. Devo vedere però quello grosso quanto viene, perché ho visto che la boccetta viene 4,90, ma è più o meno così, però non ho visto quant'è, perché con 4,90 quanti lavaggi ci fai. Comunque io ho un sacco di profumatori, ci metto anche il mio profumatore qua dentro, anche quelli di più o di Eurospin, forse Eurospin, che mi piace da morire, quello al muschio bianco ce lo provo a mettere, appena ho finito questi poi ce lo provo a mettere e vi farò sapere se funziona. Comunque, pressare verso il basso prima di versare 25 ml per ottenere un profumo più intenso, aumentare semplicemente la quantità di profumo. Attendere finché la spugna retinata verde abbia assorbito il liquido versato. Inserire la sfera per asciugatrice in posizione verticale con la spugna rivolta verso l'alto all'interno del cestello dell'asciugatrice insieme al bucato bagnato. Selezionare il programma di asciugatura, non cicli brevi, e premere avvio. Va bene, vediamo, per l'asciugatrice per profumo biancheria, vedremo. Comunque ci sono più profumazioni, questo qua è lo Spring, poi c'è il Rose o Rose,
Fresh e Summer. Sono curiosissima del Fresh perché deve essere molto buono. E quindi niente, mi sono fatta questo autoregalino per un'esperienza di profumo avvolgente e unica, bucato più soffice, tessuti più morbidi, tempi di asciugatura ridotti. Mi sono fatta questo regalino, io vi farò sapere che, come mi trovo con questa pallina. Schiacciarla verso il basso, ma più basso di così non viene. Vedremo, vedremo. Profuma di brutto comunque. Comunque la roba del dottor Bechman, si dice Beckman. Boh, vabbè, dalla signora dove andavo a fare le pulizie prima di questa, usava solo la roba del dottor Bechman e ragazzi, aveva una casa, vabbè, pulitissima perché ci andavo 3 volte a settimana, ma profumatissima, tutti i prodotti di queste cose qua, biancheria, pavimenti, era tutto profumatissimo. Li proveremo. E basta, basta, non ho preso nient'altro. Ah, l'unica cosa, sono andata dai cinesini, come vi dicevo. E mi sono presa un po' di cosine. Allora, ho preso 2 semplici cornici perché ho ancora tante foto stampate che avevo fatto stampare da mio marito e le voglio mettere sulle scale, anche appoggiate semplicemente alle ardesie, poi vi farò vedere. Poi ho preso anche questa che mi piaceva tantissimo, a soli 2,90 euro. È un po' anticata, vedete, effetto anticato così, marrone e beige. Che ora vedo se la metto in camera o no. Ho preso queste qua per le tende, sono fermatende, vedete? Dovete mettere la tenda all'interno, poi ci mettete il bastoncino. Ora, poi dopo ve le faccio vedere. Spero che ci stiano le mie tende, perché ora pensandoci bene, sono molto spesse. Speriamo. Speriamo. Vedremo. Vabbè, ho preso queste qua, effetto shabby, più romantic forse. E andrò a vedere come ci stanno, vi farò vedere. E poi ho preso una tovaglia nuova, ragazze, perché non ne poteva più la mia tovaglia. E l'ho presa così, guardate che carina, sull'effetto del marroncino beigiolino, che poi sarà bene anche con la cucina nuova, se mai ci arriverà la cucina nuova. Perché quella lì che ho è molto carina, però ha un sacco di tagliuzzi che ci ha fatto Francesco. Quindi oggi andremo a cambiare anche questa perché non ne potevo più, e quella lì era anche corta perché avevo preso 1,5 m invece che 2 m. Questa invece ho preso 2 m. Devo tagliarne un pezzettino perché ne serve circa 1,70 m, altrimenti è troppo lunga. Però meglio che corta, meglio così. Niente, ragazzi, io vado perché ho già perso troppo tempo. Sono le 11:30, quanto parlo. E metto a posto tutto e noi ci vediamo dopo. Ciao ciao! Allora, vediamo un po' subito come funziona. Scrivo di abbassare. E mettiamo metà del. Aspettare, c'è scritto che se la prenda. Secondo me più o meno così a metà. Non guardate il casotto, ragazzi, ma c'è tutta la roba di mio marito che è stato a bordo della nave, devo lavargliela. Secondo me potrebbe andare bene. Che profumo. Allora la metto dritta. E voi non vedete niente, la metto dritta qua e faccio partire il programma. Io faccio un cotone di 3 ore, magari se chiude meglio. Vi faccio sapere dopo come profuma, se profuma. Guardate, ragazzi, che bel effetto che fa questa tovaglia. Adesso vado a pulirla, però almeno guardate che è lunga da tutte le parti. 2 metri è giusta, non serve che la taglio. Secondo me, sì, forse è un po' lunghina qua, ma direi che qua fa difetto perché c'è questa, però va bene. Vediamo di qua. Ora deve prendere un po' la forma, però direi che più o meno ci siamo come lunghezza, dai. Così mi copre bene. Adesso vado a lavarla. E avete visto, queste qua sono quelle, io prendo sempre solo queste ormai, che sono plasticate, ma dietro hanno il cotone. Così è anche da rompere, sono più solide. Vedete, hanno proprio il cotone, questo tessuto qua. E costano 3,90 euro al metro, quindi piuttosto di prendere quelle a 3 euro solo di plastica, prendo sempre queste qua con anche il cotone. Hanno proprio una bella finitura, vedete?
Mi piace tanto perché poi riprende un po' anche il marrone della cucina, il marrone di quel mobiletto lì. Bello, mi piace. Ora vado a pulirlo. E dopo vi faccio vedere anche in camera che ho messo i fermatende. Allora, eccoci qui. Dunque, sono contentissima perché è l'una meno 5, meno 10, meno 5. Sono riuscita a fare gli esercizi. E almeno me li sono levati per oggi pomeriggio e adesso mangio. Mi sono fatta una pasta con delle verdurine. Aspettate che ve la faccio vedere da sopra. Mi stava cadendo. Mi sono fatta una pasta con delle verdurine. Siete in controluce, ecco qua. Ci ho messo delle zucchine, del porro, dei funghi e dei pomodorini. E l'ho mantecata poi con un cucchiaino di Philadelphia invece di utilizzare il parmigiano, così è più cremosa. E quindi adesso mangio questa. E nel frattempo ho appena ricevuto la notizia che un compagnetto di Alessandra è risultato positivo. Fortuna la mamma, che è una mia amica, ha detto che la classe non andrà in quarantena perché l'ultimo contatto che ha avuto il bambino con la classe è martedì. Ad oggi è martedì, quindi è passata una settimana e i primi sintomi li ha avuti domenica. Quindi dovremmo essere tranquilli. Comunque non se ne può più. Non se ne può veramente più, ragazzi. C'era la Peggy che tirava. Vabbè. Speriamo che ora Mattia guarisca presto e più che altro per i nonni, ragazzi, è quello il problema, sono i nonni. Grazie cavolo di varianti, Madonna. Non era ancora successo in classe da noi, era successo nella classe vicina a quella di Francesco, ma a noi non era ancora successo. Sembra di no. Comunque, che delirio, ragazzi. Vabbè, niente, io mangio, poi dopo vi faccio vedere le tendine. Ciao ciao! Allora ragazzi, guardate un po'. Eccoli qua. Allora, prima avevo queste qua tirate su da un gancetto a fiorellino che ho messo giù in camera dei bimbi. Erano messe così, tenute su. Adesso ho lasciato quelle dietro giù e ho messo quelle lì davanti chiuse, così. In realtà ci voleva secondo me il cuore un po' più grande perché sono proprio striminzite, striminzite, perché questa qua è un tessuto molto pesante. Però boh, mi piace. Per cambiare un po'. Cosa ne pensate? Vi piace o non vi piace? A parte le mille cose di mio marito che mi ha lasciato qua. Vi piacciono o non vi piacciono? Fatemelo sapere. Allora, ragazze. Sono lieta di annunciarvi, a parte la faccia distrutta, ho caricato video fino adesso. Sono lieta di annunciarvi che l'asciugatrice è finita e ho aperto i panni, non profumano di niente. Ora non so se è perché sono ancora caldi, dopo piegherò la roba, ma per adesso il dottor Berchmark, come cavolo si chiama, mi ha un po' delusa. Vabbè, vi aggiornerò dopo quando sono raffreddati, quando sono raffreddati, quando li piego, quindi si raffreddano e sentiamo se si sente l'odore, perché per adesso ho più risultato con il mio ammorbidente. Allora ragazzi, l'Ale ha voluto la merenda, eh? Gli ho scongelato i pancakes che c'erano con lo sciroppo d'acero che ho preso oggi e poi un po' di panna spray con le fragole. Buon appetito! Dunque, allora, io sto facendo la trippa, la faccio con i bimbi, così la faccio andare e me la levo da mezzo mentre mi vado a fare la doccia e mi lavo i capelli. Dicevo che mi vado a fare la doccia e a lavarmi i capelli perché ne ho bisogno, così provo anche i prodottini che ho preso. Adesso poi vado a piegare la roba nell'asciugatrice e vi farò sapere come. Vi dicevo prima se quell'affare lì del dottor Bershman profuma, ma mi sa di no. Ale, dove siamo? Perché? Ale?
Di solito la morbidente è molto profumato quando finisce di andare. In realtà ha coperto anche la morbidente perché non si sentiva niente e non c'era odore. Ora vediamo. E nulla. Io vado avanti con la preparazione delle trippe e ci vediamo fra poco, vi faccio sapere. Allora ragazze, prima c'erano queste foto qua sopra il letto, vi ricordate? Adesso però ho messo questo, cosa dite? Vabbè, a parte che c'è l'arcobaleno di Fra. Cosa dite? Vi piace più questo o il quadro che è come questi qua? Hai voglia di ascoltare un'altra storia? Cosa dite? Fatemi sapere. Guardate, questo qua è l'altro. Forse ci sta meglio questo, è più... Quale? Fine, questo qua lo metto da qualche altra parte. Sto mettendo a posto un po' di foto. Mamma. Allora ragazzi, vi faccio vedere cosa ho aggiunto. Allora, ho messo questo, che devo trovare un alloggio ancora in realtà, perché così non mi piace appoggiato qua. In realtà c'ho anche questo appoggiato qua, ma ora poi quando rifaremo la cucina troverò un alloggio, ma li voglio mettere tutti nelle scale, tipo qua. Poi ho messo questo qua c'era già, so che sono tutti bianchi e neri, ma voglio attaccarli tutti nelle scale, così, tipo qui, cioè in tutte le scale volevo attaccarli per dare un po' di movimento, perché adesso forse è troppo piena la scala così. E poi per andare su da me li ho messi così, vabbè, questo c'era già. Poi ho messo anche questi due. E invece quello lì l'ho messo qua sopra. Che c'era, se vi ricordate, il quadro. Ecco, niente, non rimane chiusa. Li ho messi così. Ditemi se vi sembra troppo pieno. Perché questo qua in realtà mi piace di più sul letto. È più... Boh, lineare, così mi dà più senso di pulizia, di ordine. Allora ragazzi, io ho fatto la doccia, mi sono lavati i capelli, che vanno per i fatti loro ancora. Comunque ho piegato la roba dell'asciugatrice e vi confermo che il profumatore della Bergman, come cavolo si chiama, non profuma assolutamente niente. Sento molto più profumo quando lavo normalmente la roba e l'asciugo con il solo ammorbidente, quindi non ve lo consiglio. E nulla ragazzi, io a questo punto chiudo qua questo vlog perché ho visto che è già abbastanza lungo. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e se vi fa piacere non vi dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi, se vi fa piacere sempre ricevere le notifiche, di attivare la campanella e mi trovate anche su Instagram. Io su Instagram sono il mondo di Claire _ YouTube, quindi se vi fa piacere venitemi a seguire anche lì, così stiamo un po' più in contatto. E nulla, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Vi ricordo che la programmazione del canale è ogni lunedì, ogni giovedì, ma il video del giovedì può esserci come non esserci, e ogni sabato. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!